Bentornate sul canale della Fata Tuttofare. Nel video tutorial di oggi andiamo a realizzare insieme la borsa Masa, una borsa che mi avete richiesto tantissimo, quindi spero che la mia interpretazione di questo progetto possa piacervi e rendervi facile la realizzazione della vostra. Allora, innanzitutto, cos'è la borsa Masa? È una borsa abbastanza in voga in questo momento ed ha la classica forma bustina, che è questa qui, no? Allora, la borsa Masa si sviluppa in questo modo. La borsa Masa è un quadrato che viene moltiplicato per 3. Quindi nel momento in cui avviate una catenella di, metto 20 centimetri, dovete fare un quadrato di 20 centimetri sul quale sovrapporne un altro. Quindi è una di fatto lavorazione a pannello. Quindi una volta calcolata la base, andate a moltiplicare per 3 ed ottenete quindi un pannello che sia appunto l'equivalente di una sovrapposizione di 3 quadrati. Ripiegata nel modo opportuno, questa borsa prende questa forma. La mia interpretazione della borsa Masa invece si sviluppa sempre sul principio dei 3 quadrati, ma 3 quadrati sovrapposti in questo modo, cioè non in linea, ma messi in questo modo, perché lavoreremo sulle diagonali per poter ripiegare questa borsa in maniera sicuramente meno complicata e quindi secondo me anche più semplice, però è la mia interpretazione, la mia lettura della borsa Masa e quindi io vi faccio vedere il mio modo di realizzarla. Quindi quello che adesso io vado a fare è questo qui, questo lato, quindi partiamo dalla base e cominciamo a sviluppare l'altezza. Io sto utilizzando un cordino tie italiano della Tastyland color ruggine, che mi è piaciuto molto come colore, quindi lo volevo sperimentare. Credo che la Masa sia il tipo di borsa adatto per essere realizzato con questo colore. Ed ho avviato 66 catenelle più una per girare, sono tornate indietro a punto basso. Queste 66 catenelle effettive che ho, quindi queste 66 maglie che ho, mi corrispondono ad una lunghezza di 42 centimetri. Questi 42 centimetri sono dunque il mio riferimento per sviluppare il resto della borsa. Quindi voi avviate la vostra catenella di appunto 66 maglie, tornate indietro a punto basso e poi cominciate la lavorazione. La lavorazione deve essere appunto a un punto lineare, cioè un punto che possa essere lavorato con un'andata e un ritorno. Scegliete se vi piace il punto Margherita, il punto Stella, piuttosto che questo famoso Econocciolina, il punto che più preferite, anche semplicemente tutto punto basso se la cosa vi complica meno la vita. Quindi cosa sto facendo? Sto alternando dei punti delle mezze maglie con delle maglie basse. Quindi io faccio in un punto la maglia bassa normale, nel punto successivo faccio il gettato, entro e lavoro la mezza maglia, quindi estraggo tutte e tre le asole dall'uncinetto. Quindi punto basso e mezza maglia, punto basso, mezza maglia. Una volta terminata tutta la riga di questi 66 punti dove abbiamo alternato una mezza maglia alta e una maglia bassa, andiamo a fare una catenella e a girare il lavoro. A questo punto dobbiamo prendere soltanto le coste esterne e rifare tutta una riga di punto basso, quindi guardando dall'alto i miei punti vado a prendere soltanto le coste esterne che sarebbero queste qui. Quindi prendo questa qui, vedete la costa esterna, e faccio un punto basso, costa esterna e punto basso. Eccoci arrivati alla conclusione dei primi due quadrati. Io ho cominciato, quindi calcolando che sono 40 centimetri, quindi devo tener presente due quadrati da 20, 1 e 2, devo salire ovviamente per 20. Io calcolo fino a qui esattamente 20 centimetri. Se punto il centimetro dal 31° punto a scendere, ho nuovamente 20 centimetri. Quindi la quantità di righe da fare non è rigida, nel senso che può variare in base ovviamente al numero di catenelle iniziali e soprattutto al punto da voi prescelto. Per cui l'importante è che abbiate l'altezza sufficiente
per ottenere due quadrati, perché io non posso prendere come misura il totale della mia base, quindi i miei 40 centimetri. Assolutamente no, li devo considerare come fossero due metà. Quindi la prima metà è da 20, la seconda metà è da 20. L'altezza del quadrato quindi è uguale alla sua base, quindi sono 20 per 20, e io ho ottenuto la prima parte del pannello. Questo si fa a tempi record. Una volta raggiunte le misure giuste, quindi 20 centimetri, a questo punto io non tolgo il filo, ma continuo la mia lavorazione fino a qui. Quindi adesso proseguo, arrivo qui e torno indietro e continuo a lavorare il mio punto così come ho fatto fino a questo momento. Vedete, questo è adesso mi trovo sul rovescio, adesso giro il lavoro, ricomincio a lavorare e rifaccio tutto il lavoro fatto fino a questo momento, soltanto fino a qui. Farò tante righe quante saranno necessarie per avere nuovamente un quadrato alto 20 centimetri. 20 li ho sulla base, adesso alzerò per altri 20 centimetri. Abbiamo costruito il nostro terzo quadrato sui due quadrati precedentemente sviluppati. In questo modo, vedete, abbiamo la possibilità di rintracciare visivamente il primo quadrato, che è questo qui. Quindi sarà 20 per 20 per 20 per 20. Il secondo quadrato, che è questo qui, dal fermaglio, che è questo, vedete, a qui sono altri 20 per 20 per 20 per 20. E il terzo l'abbiamo posizionato qui. Lasciando questi fermagli come punto di riferimento, che cosa succede? Come viene fuori la masa da questo progetto? Rivoltiamo un attimino il progetto, il nostro pannello con questa forma V. E andiamo a lavorare sulle diagonali, quindi non andiamo a lavorare sui lati, ma direttamente sulle diagonali. La prima diagonale che costituirà la base della borsa è questa, seguita da questa e poi da questa qui. Quindi questo vertice e questo vertice si incontreranno tutti e tre da questa parte. Quindi io mando il primo vertice qui sopra, quindi questo lato e questo dovranno corrispondere. Così come questo con la sua riga, poi piego questo e poi piego l'altro. E la forma della masa è venuta fuori. Una delle cose che mi piace di più è che, come potete vedere, la direzione del lavoro non cambia mai. Il punto diagonale che si forma, no? Perché adesso l'abbiamo ripiegato, non lavoriamo più sulla riga, ma la riga va in questa direzione. Su questo lato è così, su questo lato è così e qui è così. Quindi abbiamo una continuità del lavoro che mi piace molto e questo ci dà la possibilità di utilizzare tanti tipi di punti diversi senza che questi nell'atto di ripiegare cambino il verso e quindi diano una lettura un po' più confusa al tutto. Un secondo motivo per cui mi piace è che abbiamo tutte e due le cuciture da un lato e dall'altra parte la borsa è completamente liscia. A questo punto del lavoro dovete decidere se è il caso di foderare, se è il caso per esempio di mettere termoindurenti, reti o quant'altro, perché ora è il momento. Dopo, nel momento in cui pieghiamo e andiamo a cucire, non abbiamo modo più di intervenire. Una volta fatto un giro di punto basso o bassissimo, a seconda di come vi trovate meglio, andiamo a foderare perché io ho preferito né termoindurire né applicare la rete, da che proprio la lavorazione stessa rende abbastanza sostenuto questo tipo di materiale. Quindi ho messo all'interno, vedete, uno scampolo di stoffa che poi eventualmente deciderò di stirare. A questo punto vado ad eseguire la piega della borsa, quindi rifacendomi alla forma iniziale che avevamo studiato, andiamo a fare questa operazione, quindi a ripiegare i lembi facendo in modo da far corrispondere, vedete, esattamente. Guardate tutte le parti, quindi abbiamo i punti che si combaciano benissimo e quindi ho la possibilità quindi di cucire. Non faccio altro quindi che prendere un ago tirafettuccia, entrare in un punto e in quello opposto e cominciare questa cucitura. Io preferisco farlo con l'ago piuttosto che col punto bassissimo, proprio per evitare quel codolo, quel rialzo che normalmente si forma quando andiamo a fare la cucitura in quel modo. Quindi tengo un lembo aperto e vado a fare in questo modo. Prendo il punto a destra, passo a sinistra.
cucio. Poi direttamente dal lato dove mi trovo vado ad entrare nel punto successivo e quindi vado a farlo corrispondere in quello davanti ed effettuo la seconda cucitura. In questo modo, vedete, la cucitura rimane abbastanza discreta e si nasconde. E si nasconde abbastanza bene, vedete? Quindi io entro dallo stesso lato da dove ho estratto il filo e vado in questa direzione e poi nel giro, nel punto seguente faccio il contrario, quindi rientro, vedete, da questo lato e vado nel punto di fronte successivo. E così avviate tutta la cucitura fino ad arrivare all'estremità. Vedete da voi stessi che le parti si congiungono benissimo, quindi la cucitura si dimostrerà essere completamente invisibile. Una volta completate le cuciture, la borsa ha preso la sua forma e quindi a noi la nostra borsa Masa. La lavorazione diagonale viene conservata sia nel lato senza cuciture che nel lato con le due cuciture, una meno visibile, una leggermente di più. Una volta fatta questa operazione, quindi avvenuta la cucitura che io ho fatto con l'ago tirafettuccia, dobbiamo andare a creare una spalletta piccolina per creare l'aggancio del manico, perché ripiegare la punta di questo, diciamo di questo vertice del quadrato è un pochino difficile, comunque ci mangeremmo una parte della borsa. Allora, onde evitare questo, cosa andiamo a fare? Io recupero un pezzettino di filo e vado ad eseguire. Guardate, questo è il mio, la punta, no? Quindi l'estremità della borsa. Vado dal vertice, prendo non la maglia al vertice, non quella successiva, la terza. E vado ad eseguire un primo punto basso. Faccio un secondo punto basso, il terzo punto basso è proprio quello del vertice, quindi siamo arrivati a, diciamo, alla metà, e poi ne facciamo altri due a scendere dall'altra parte. E poi l'ultimo. Vedete? Si forma questa riga. A questo punto giro il lavoro e vado a rifare nuovamente gli stessi numeri di punti bassi. Quindi abbiamo fatto la riga di aggancio, la riga di ritorno. Adesso ne facciamo ancora un'altra. E poi proviamo fino a quando l'anello che abbiamo scelto non possa essere completamente inglobato nel lavoro, quindi questa piccola spalletta non possa essere ripiegata sull'anello, perché la cucitura deve praticamente avvenire qui, senza toccare la punta della fodera. Quindi guardi, io rifaccio di nuovo la prova. Vedete? Quando penso che sono a buon punto, mi fermo, taglio un pezzettino di filo, riprendo l'ago tirafettuccia e lo cucio attraverso le due parti in modo da tenerlo ben fermo. Quando avete sistemato tutti e due i ganci per il manico, andiamo a realizzare direttamente il manico. Avviata la nostra catenella. Quindi andiamo a rifare dal secondo punto dell'uncinetto tutta la riga di punto basso e soltanto arrivando all'estremità, quindi all'ultimo punto, andiamo a fare i nostri aumenti che ci consentono dunque di girare e di fare la seconda parte del nostro lavoro. Quindi adesso vi rifate tutta la riga di punto basso. Io ho avviato circa 70 catenelle per una lunghezza appunto di una quarantina di centimetri. Adesso riparto rifacendo tutta la riga a punto basso. Dopo aver lavorato l'ultimo punto basso nell'ultima catenella disponibile, andiamo a lavorare nello stesso punto un secondo punto basso
e poi un terzo punto basso. In questo modo possiamo agevolmente girare e ricominciare poi dal primo punto disponibile per rifare tutta la riga. Quindi nell'ultimo punto devono essere lavorati 3 punti bassi. Quando siamo alla fine del giro, vedete, questo è l'ultimo punto dove dobbiamo appunto andare ad avere 3 punti bassi. Il primo è quello con cui abbiamo cominciato la riga, quindi ne abbiamo da lavorare 1 e 2. A questo punto chiudiamo appunto bassissimo il nostro giro, quindi abbiamo 1, 2 e 3. Andiamo a fare una catenella e andiamo a ricominciare nuovamente il nostro percorso, rifacendo un punto basso su ogni punto basso esistente e in più poi nei 3 punti che costituiscono la curva, quindi in questi tre e in questi tre, quindi 1, 2, 3, andiamo a raddoppiare il numero di punti, quindi faremo 2 punti bassi per ogni punto disponibile, portando da 3 a 6 il numero di maglie in curva. Ed eccoci giunti a questo punto. Abbiamo una, due e tre maglie che formano questa curva perché abbiamo lavorato nell'ultima catenella 3 maglie basse. Adesso le facciamo diventare 6, quindi lavoriamo una e due maglie in ogni maglia sottostante. Portando a 6, vedete, la curva si amplia senza chiudersi su se stessa e poi semplicemente ricominciamo a lavorare i punti. Facciamo la stessa cosa sull'altro lato. Fatti gli ultimi aumenti, andiamo a chiudere il nostro punto a punto bassissimo e tagliamo il filo. Lasciamo un pezzo di filo sufficientemente lungo, abbondante, perché adesso dobbiamo fare una piccola operazione. Allora, innanzitutto chiudiamo questo punto per bene, in modo da rendere la chiusura assolutamente invisibile, e poi andiamo a fare una cucitura. Questa cucitura dovrà poi essere capace di garantire. Allora, innanzitutto per chiudere il punto, vedete, questo è il nostro punto basso. Qui esce il filo, io mi riaggancio al punto successivo in questo modo. E poi rientro al centro del punto da cui provengo, come se chiudessimo il fondo della borsa, per intenderci. Vedete? Il filo esce da qui, passa nel punto successivo e rientra da qui. Guardate, la chiusura è invisibile in questo modo. Non so se ve l'ho fatto vedere già in altri tutorial. Fatto questo, quindi ricreata una sorta di catenella che rende assolutamente impercettibile, no? La fine del nostro lavoro, andiamo a verificare che la lunghezza del manico sia giusta per le dimensioni della mia borsa, lo è. Cosa facciamo? Allora io ripiego un lembo del manico in questo modo e faccio altrettanto dall'altra parte. Quindi ripiego e infilo l'ago da una parte e dall'altra, cercando di rendere questa cucitura il più discreta possibile. Una volta che ho fatto la cucitura, quindi che vado a passare, cioè da una parte e l'altra, quindi io entro qui, per esempio, sbuco dalla parte sotto e quindi do qualche punto in questa direzione. Ovviamente ne faccio diversi di punti per assicurarmi che poi queste due metà siano ben chiuse. Una volta che avete assicurato, quindi avete cucito, io ho dato una passata anche ai bordi in modo da tenerli ben fermi, facendo sempre la cucitura solita, così da tenere ben ferma non soltanto la cucitura al centro, ma l'ho passata anche lateralmente. A questo punto io passo attraverso i vari punti. In questo modo, vedete? E me ne vengo fin giù, quindi non salto nessun punto, tanto c'è la catenella che ci fa un po' da spartitraffico, vedete? Si evidenziano da soli i punti, quindi noi li dobbiamo sicuramente andare a cercare.
Io lo tiro come se lo volessi leggermente arricciare, ecco, vedete? Questo vi aiuta un pochino ad irrigidire il manico, a renderlo un filino meno elastico. Quindi fate come se lo voleste arricciare, no? A ritirare il filo verso di voi, quasi ad arricciare il manico. In questo modo gli conferite meno elasticità e proseguite fino alla fine. Fatto questo, andiamo a infilare l'estremità da questa parte, il filo è già attaccato, quindi abbiamo molta facilità in questo compito. Possiamo andare a fare i primi bordi, guardate, entro in un punto e nel corrispettivo dall'altra parte e faccio la mia cucitura, poi rientro da questa parte e prendo l'altro punto dall'altra parte, in maniera molto molto semplice, me ne uniamo per bene questi due lembi ripiegati l'uno sull'altro, guardate. In questo modo. Poi date delle cuciture in mezzo, sempre da una parte e l'altra, e poi fate la stessa cosa che abbiamo fatto qui da quest'altro lato, così da fermare definitivamente il manico. La nostra borsa Masa è conclusa. Una volta messo il manico, andiamo a realizzare la patellina che ci serve per fare la chiusura. Io ho avviato 7 catenelle e quindi ho realizzato una striscetta la cui dimensione è di circa 20 centimetri. La larghezza è appunto quella delle 6 maglie e ho utilizzato lo stesso punto che abbiamo usato per la lavorazione, quindi alternando una mezza maglia alta e una maglia bassa in una riga e la maglia bassa in costa nella riga successiva. Poi ho fatto un giro di punti bassi tutto intorno e ho applicato i bottoni a calamita con le alette, questi qua per intenderci. Prevedevo un'altra chiusura e quindi poi ho cambiato in corso d'opera, però si può sempre mettere anche dopo aver cucito la fodera. Qui le alette ovviamente sarebbero state a vista, quindi poi ho pensato di applicare un bel bottone di legno per personalizzare ulteriormente il mio progetto. La mia misura completa è 29x29, perché abbiamo lavorato, come vi dicevo, sulle diagonali di quadrati da 20 cm per lato. Quindi qualsiasi variante vogliate fare, ricordatevi che la diagonale si calcola facendo il lato per 1,21, quello vi dà la dimensione del diametro. Quindi io so che se parto da un quadrato 20 ottengo una borsa 29, se voglio la borsa più grande devo fare un quadrato maggiore di 20. Quindi siccome non siamo ad inventare i numeri, che ne so, provate 24 moltiplicate per 1,21 e vedete, perché sapete poi essendo diagonali del quadrato che la base e l'altezza poi diventano assolutamente identiche. La mia è piccolina come vi dicevo, ma da questo progetto si può partire per qualsiasi tipo di modifiche voi vogliate, a partire dal punto così come per le misure. Spero che il mio progetto vi sia piaciuto, mi auguro di rivedere tante Masa interpretate secondo il vostro gusto, che mi auguro posterete quanto prima sulla mia pagina Facebook. Vi ringrazio come sempre e vi rimando al prossimo tutorial.